sera nella sede dell'Ordine degli Ingegneri e del Collegio Ingegneri della provincia di Venezia abbiamo il piacere di ospitare due giornalisti di un quotidiano giapponese che hanno avuto modo di vedere la nostra posizione sul tema dei cambiamenti climatici e sono venuti a trovarci per avere qualche indicazione, uno scambio di informazioni per sapere come la pensiamo su questo importante argomento. Si tratta di Shinichi Kawarada e Ayami Noritake. Molto piacere. Ecco, ai quali passo la parola, sì. Per forse Ayami può dire qualcosa sulle ragioni del vostro incontro qui a Venezia. Loro hanno sede a Roma, naturalmente, e sono venuti a trovarci a Venezia. Sì. Prego. Grazie Presidente. Grazie. Siamo venuti qui e poi prima vi ringraziamo molto per questa occasione di fare l'intervista a voi. Il quotidiano giapponese Asahi Shimbun è uno dei quotidiani più importanti in Giappone, è interessato a sapere la situazione locale di Venezia sui cambiamenti climatici, anche con la causa di Covid molto recente, per questa visione sul sviluppo sostenibile, perché stanno preparando una serie di articoli per il Capodanno su questo tema. Lui vuole focalizzarsi a Venezia come un luogo molto importante da cui può proporre tantissime cose importanti anche per il resto del mondo. Quindi siamo molto molto lieti di stare qui con voi e vi ringraziamo moltissimo. Grazie. Grazie. Ecco, forse anche Sandro Boato, che è il presidente del collegio, che è qui appunto perché quel documento è stato redatto congiuntamente tra Ordine e Collegio insieme con il collega Marino Mazzon. Forse Sandro vuoi dire due parole? Allora, il documento è praticamente prende atto di quella che è la situazione attuale e esplicita quella che è la posizione degli ingegneri su questo tema, perché è un argomento di cui si parla molto, ma forse si fa ancora troppo poco. Gli ingegneri hanno con questo documento deciso un po' di mettersi in gioco, cioè di mettere a disposizione la propria professionalità e le proprie tecnologie per dare una mano ai decisori politici sugli interventi e sulle cose da fare. Ecco, e Marino Mazzon è il collega che ha seguito più da vicino la redazione del documento che riguarda Ordine e Collegio di Venezia. Marino? Ecco, grazie. E l'abbiamo fatto anche con l'intenzione di contribuire a dare degli argomenti di sensibilizzazione all'opinione pubblica, oltre che alle amministrazioni, perché abbiamo la sensazione che sì, si parla di cambiamento climatico, ma non sia ben chiaro l'impatto che questo sta per avere. Bene, direi che possiamo concludere qui e io chiudo ringraziando i nostri due amici dal Giappone. Arigato! Arigato gozaimasu!